Dopo la denuncia di un comitato di anonime dipendenti del comune di Corsico, i sindacati sono i primi a intervenire, in particolare la UIL, che segue alle prese di posizione a fianco delle dipendenti da parte della minoranza in consiglio comunale, cioè del centrodestra di Corsico, con il suo consigliere Antonio Saccinto. I fatti sono noti, l'accusa è arrivata alla nostra redazione dalle dipendenti riunite nel comitato spontaneo Donne Lavoratrici del comune di Corsico. La loro accusa è chiara: in via Roma, sede del municipio, ci sarebbe un alto funzionario che maltratta le dipendenti, e il termine usato è preciso, cioè quello di misoginia. I sindacati dal canto loro si stanno mobilitando, seppur giunte con una segnalazione anonima, annuncia il documento della UIL Sud-Ovest di Milano sulla vicenda. Vista la gravità delle accuse esposte, non possiamo trascurare quanto segnalato da un gruppo di lavoratrici del comune di Corsico. Come vuole la prassi, il sindacato ha allertato l'organo preposto, e cioè il Comitato Unico di Garanzia, chiedendo di attivarsi per comprendere, affrontare e risolvere quanto segnalato dalle dipendenti del comune. Allo stesso modo la UIL invita le lavoratrici ad affidarsi alla segretezza della commissaria individuata dentro al comune o a fornire alle RSU qualche elemento in più che permetta di fare chiarezza e individuare le responsabilità per impedire che questa situazione continui. Insieme valuteremo ogni azione nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori, fanno sapere dalla UIL.